Tornati regà, qua è Savix che vi parla. Allora ragazzi, oggi vi porto il Car to Service per Xbox e per PS ragazzi, che per Xbox è leggermente diverso. Come requisiti ragazzi avremo il bunker e dovremo avere qualsiasi autofficina ragazzi. Non è importante quale autofficina, ma è importante che all'interno avete almeno due posti liberi ragazzi e il veicolo da cui prendere le modifiche. Quindi iniziamo con il glitch ed entrate all'interno del vostro bunker ragazzi. Una volta che siete all'interno del vostro bunker dovete semplicemente riuscire. Una volta che siamo fuori dal bunker ragazzi dobbiamo teletrasportarci o prendere un nostro qualsiasi veicolo ragazzi e andare all'autofficina. E hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Quindi raga, una volta che siamo arrivati all'autofficina entriamo all'interno. Una volta che siamo arrivati dentro l'autofficina dobbiamo scegliere il nostro veicolo donatore ragazzi. Quindi salite sul veicolo donatore, che vi ricordo che non perdete, dovete semplicemente andare nella selezione modifiche e fare una semplice modifica all'armatura, ai freni, a qualcosa ragazzi che non vi smoddi il veicolo. Quindi una volta fatta questa modifica possiamo tornare a posto ragazzi. Quindi raga, a questo punto andiamo dove ci sono gli snack, in questo tavolino qua sotto le scale, e dobbiamo fare un piccolo step. Schiacciate freccia destra, aprite il menu degli snack. Se siete giocatori da PS è facilissimo ragazzi, dovete semplicemente partecipare su Anawak. Invece ragazzi, se siete giocatori di Xbox dovete fare andare un vostro amico in una sessione solo inviti in mira differente ragazzi dentro il lavoro da titano. Quindi a questo punto vi fate mandare un invito dal vostro amico. Quando siete in questa schermata gli dite al vostro amico di quittare l'attività lavoro da titano ragazzi. A questo punto accettate il messaggio, aspettate 3 secondi, accettate il secondo messaggio ragazzi, aspettate 3 secondi e accettate anche il terzo messaggio. Invece chi gioca da play ragazzi basta che accetta tutti i messaggi aspettando 3 secondi partecipando su Anawak. A questo punto avrete il menu interazione buggato ragazzi. Vi dirigete verso il veicolo che volete moddare regà e a questo punto cliccate una volta freccia destra. Adesso ragazzi bisogna fare lo stesso step di prima. Per chi è da play accetta tutti e 3 i messaggi partecipando da Anawak con intervallo di 3 secondi e invece chi è da Xbox ragazzi accetta il primo messaggio inviato dall'amico e poi l'amico deve quittare e noi dovremo accettare i messaggi con l'intervallo di 3 secondi. A questo punto vi faccio vedere cosa deve succedere. Accetto il primo messaggio ragazzi dopo che il mio amico ha quittato perché io sto giocando da Xbox. Accetto il secondo messaggio, accetto il terzo messaggio, sempre 3 secondi ragazzi, e sbadabam regà, quando spawniamo avremo moddato il veicolo ragazzi. A questo punto dobbiamo allontanarci dal veicolo, chiudere il menu buggato per poi avvicinarci per poterlo ricomprare ragazzi. Quindi semplicemente vi avvicinate, cliccate X quadrato se siete da play e vi comprate il veicolo un po' dove vi pare ragazzi. Io spero che i miei video vi piacciono, regà, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix e sbada bam regà, al prossimo video, buona visione.